Alice Keppel era notoriamente l'amante del re Edoardo VII, il figlio maggiore della regina Vittoria. Ecco come la vita di Alice ha fatto paragoni con la vita della sua parente Camilla, duchessa di Cornovaglia. Camilla, duchessa di Cornovaglia, è membro della famiglia reale solo dal 2005, ma la sua relazione con il principe Carlo è stata sotto i riflettori per diversi anni prima che si sposassero. Si possono fare confronti tra il rapporto di Camilla con i reali e un'altra famosa donna dell'alta società, Alice Keppel. Chi era Alice Keppel? Alice Keppel era una nota mondana durante l'era edoardiana all'inizio del XX secolo. Era nata in una famiglia prestigiosa come Alice Frederica Edmonstone nel 1868 ed era conosciuta come Freddy dai suoi amici e dalla sua famiglia. Alice in seguito sposò l'ufficiale dell'esercito George Keppel e si crede che fosse soddisfatto degli affari di Alice. Si pensa che George Keppel abbia detto, non mi dispiace quello che fa finché alla fine torna da me. Alice era rinomata per la sua bellezza e la sua personalità abbagliante, e alla fine del 1800 attirò l'attenzione del principe di Galles, Edward. La coppia avrebbe istigato una relazione prima dell'ascesa al trono di Edward e la relazione durò fino alla morte di Edward nel 1910. Punto. Si dice che Alice fosse devastata dalla morte di Edward, e lei e suo marito lasciarono l'Inghilterra nello stesso anno. Alice morì nel 1947 all'età di 79 anni in Italia, dove allora viveva. In che modo Alice Keppel era imparentata con Camilla, duchessa di Cornovaglia? Alice Keppel era Camilla, bisnonna della duchessa di Cornovaglia. Alice Keppel e suo marito George hanno avuto due figlie, Violet e Sonia. Sonia sposerebbero Lancubit, 3 gradi barone Ashcombe. E la coppia ebbe 3 figli, tra cui Rosalind Cubitt. Rosalind avrebbe sposato Bruce Shand e hanno accolto la loro figlia maggiore Camilla Shand nel 1947. In che modo la vita di Camilla ha fatto eco a quella di Alice Keppel? In una partita di polo, è stato ampiamente riportato che Camilla ha menzionato la relazione della sua bisnonna con il re Edoardo VII al principe Carlo. Si pensa che abbia detto, la mia bisnonna era l'amante del tuo trisnonno. Sento che abbiamo qualcosa in comune.